situazione, tutti i documenti che sono pervenuti alla Presidenza, io prego il segretario di aggregare la verbale della settimana per accogliere gli stessi come suggerimento da quello dei sindacati a completare il documento del Partito Democratico come suggerimento e arricchimento a questo file aperto che il sindaco ha portato alla nostra attenzione. La parola quindi al sindaco per le conclusioni. Dai sindacati e quello del PD nel mezzo c'è il documento dell'undicesima. No, io brevemente. Perdona, mi chiedo, ho scritto solo quello di Cavallo che lo vedo, non conta tutto. No, brevemente, perché è inutile tante tensioni. Ma io stamattina veramente sono rimasto deluso io dalla discussione che c'è stata in consiglio, soprattutto dalla parte dell'opposizione, perché il consigliere oggi stamattina si aspettava traffico per artificiali, potevo subirsi più con effetti speciali, ma parliamoci chiaro, sono linee programmatiche, il programma già è stato fatto, i punti principali che questa città ha bisogno, più Europa, PUC, meccanizzazione della macchina comunale, lavoro, sviluppo, cioè di cosa bisogna venire a raccontare ai cittadini, cosa bisogna dei limiti, di quelli, non lo so. Quindi io ho aspettato questo file, veramente a me è piaciuto il file, perciò l'ho visto, perché il file aperto mi aspettavo subito cosa vuoi fare, dici cosa vuoi fare, vabbè, non te l'ho detto io cosa voglio fare, dimmi tu quali sono i tempi del più Europa, che non spettano a noi, che noi siamo pronti con più Europa, sono i tempi della regione. Giustamente diceva il nostro carissimo Gaggio, sollecitate la regione di centrodestra, chiunque secondo me. Perché qua ognuno vede le cose secondo la sua prospettiva. Io di solito vedo le cose buone che ci sono, sono un ottimista di natura, vedo sempre il bicchiere mezzo pieno che piuttosto mezzo vuoto. Penso che il Partito Democratico è un partito serio, è il secondo partito dopo l'ABI di maggioranza, quindi è un partito serio per il quale se ha intenzione di sfiduciare il sindaco, non penso che ci pensi tre volte, ma lo fa autonomamente. Quindi nella relazione che ognuno vuole leggere, nel senso che lo passano. Ma quella è la speranza dell'opposizione, quella è. Ci vedo. No, obiettivo quello è. Ci vedo le cose. Non fare ingannare. Ci vedo le cose positive. Ci vedo le cose positive, naturalmente non vado a leggere tra le righe. Giustamente sulla relazione programmatica qualcuno ha detto sì, io l'ho letta, ma mi suggeriva il mio amico Polizio, dice il problema non è leggere ma capire, quindi le linee programmatiche sono a 360 gradi aperte a tutti e questi arrivi che voi volete paventare, che dovete spaventare, che volete che ci sia, è tutta una manovra che non scatenerà questa maggioranza. Quindi io ripeto sempre che questa è la maggioranza e questo rimane, non posso dipendere dalla vita, sì, tutto ciò sarà dimostrato dai fatti, non c'è bisogno di cacciare il petto, dimostra tu sei, non sei, parlano i fatti, parlano le azioni, parlano le delibere che noi facciamo e quello che stiamo mettendo in opera della città. Ci vuole tempo, purtroppo sono i tempi, ma non politici, i tempi burocratici, che Massimo conosce benissimo e meglio di me. Il PUC è pronto, però il PUC o lo conosco, ho messo una premessa sul PUC, o lo conosco tutti i 25 consiglieri comunali, o altrimenti il PUC non viene in consiglio. Bisogna essere coscienti di quello che si vota e di quello che si fa. Ci sono tantissime osservazioni fatte sul PUC che bisogna ancora rivedere, quello assolutamente rivedere, quindi noi ci affideremo probabilmente un altro ai tempi, ci vedremo un'altra volta. Quindi
di darci le 24 ore, ma siamo in cantiere. Voglio dire che per i primi mesi ci è stato rodato, per il rodato, ma adesso faremo sereno, quindi questa è la tua promessa. Grazie, Signore.